Auto Collection di Novegro, siamo nello stand di Auto Digest, tutto Porsche, Cortina Auto. Andiamo a fare un giro per gli stand, scoprire le auto più interessanti e qualche curiosità. Fiat V8 del 1952, 2000 di cilindrata, 8 cilindri e 200 km all'ora. Mentre questa è l'ultima serie, 115 cavalli. Ecco, qui vedete il motore 8 cilindri a V. Questo è un altro esemplare unico di 8V, addirittura del 1952. Sono qui con Salvatore Diomante, che è il maggior restauratore di Bizzarini e non solo, sei anche costruttore. Sì, sono proprio le macchine che abbiamo, cioè faccio di più e non solo, ricostruisco qualsiasi tipo di macchina per avere, soddisfare l'esigenza dei clienti e di quant'altro ho. Altri personaggi che non posso nominare. Dei meravigliosi esemplari proprio qui a Auto Collection a Novegro. Ma diciamo che si può ammirare tutto, da una Bizzarini allo stesso 8V che è un esemplare unico del 52 Vignale, a un'Isetta che sarebbe un rotame se non fosse stata presa in considerazione da fare un lavoro tecnico molto sofisticato, alla Topolino che è una macchina che nessuno da un pregio, ma che si può fare sempre dei capolavori. Una passione che è nata 48 anni fa. Ma direi 55 anni fa. Una bellissima Isetta del 1954 ed è il primo esemplare di una mini car, un po' l'antenata della Smart. Una magnifica Topolino A, prima serie, mezzo balestrino del 1936, sempre restaurata eccellentemente da Diomante. E questa è una curiosità, è un pulmino Volkswagen con un motore Porsche 2150 cavalli. Guardate quante 500, questa è una Giannini 500 che faceva 130 all'ora. E questa Fiat Abarth 695, quasi 700 di cilindrata, superava i 140 all'ora in strada. E questo è il nostro stand con Auto Digest tutto Porsche, siamo in questa mostra per incontrare i nostri lettori e i nostri amici. Ma sentiamo anche, abbiamo in esposizione la Porsche GT3 Cup di Sébastien Fortuna, sentiamo da lui come sta andando il campionato di quest'anno. Sì, in effetti anche quest'anno sto correndo nel campionato Superstars GT Sprint, la serie organizzata da Maurizio Flammini. Devo dire che ci stiamo difendendo molto bene, abbiamo fatto un terzo e quarto posto nell'appuntamento di apertura a Monza e la nostra GT3 Cup con le ultime evoluzioni sia da un punto di vista meccanico che di carrozzeria, diciamo che riesce a difendersi egregiamente anche nei confronti di vetture ben più potenti come la Ferrari 430 o la Lamborghini Gallardo. Questo meraviglioso esemplare di McLaren MP4 12C 3008, 8 cilindri, 600 cavalli, ha un telaio in carbonio e pesa 1340 kg. No, questo è troppo vecchio! E in questa mostra si possono acquistare anche dei modellini, degli accessori automobilia e tante curiosità. Molto carina questa Fiat 600 Viotti con questi due colori che andava proprio di moda negli anni 60. Comprare anche un'auto da restaurare come questa Giulietta Spider, ma fate attenzione perché restaurare costa anche caro, in questo caso anche più di 50.000 euro. E questa è una Fiat 1100 familiare. Sai che non mi piace? Una Lancia Beta a Monte Carlo, è una copia di una delle protagoniste del film del maggiolino tutto matto, non mi ricordo quale, Herbie e il Rally di Monte Carlo. E poi c'è la libreria dell'automobile di Milano dove si può trovare tutto il sapere dell'automobile.
E abbiamo qui Stefano Nada, figlio di Giorgio Nada, fondatore della libreria dell'automobile di Milano. Come va il libro dell'auto in questo momento di crisi? Ma il libro dell'automobile rispetto ad altri settori, nel settore editoriale, ancora regge, ancora funziona, anche se è nicchia di mercato. I collezionisti ci sono sempre diversi, sempre su realtà e prodotti non più di grande pregio ma anche di medio pregio, quindi oggi si collezionano le motorette, gli scooter, le vecchie motociclette che non avevano un grande valore allora ma oggi si possono collezionare ancora a buon mercato. No, no, questa è troppo vecchia. Questa però è bella, una giardinetta Fiat 1100, carrozzeria castagna con il portiere in legno per renderla ancora più elegante. Questa è una moda americana, avere le portiere in legno che riprende proprio gli anni 40, infatti questa vettura è degli anni 48-49 ed è fa parte di una serie limitatissima, è molto più elegante e quindi anche molto più costosa. E infine il concorso di eleganza per le giardinette. Vediamo la giuria all'opera che stanno votando la più bella, la più vecchia, quella che è arrivata per prima, quella che è arrivata per ultima. E questa è un'Appia Zagato del 57 con una carrozzeria in alluminio, quindi molto leggera, ma con un motore molto robusto. Infatti è stata fortunata perché ha fatto tantissime gare, di cui 3.000 miglia storiche, senza nessun inconveniente. Oh mamma mia, mi allontano se non mi viene il tetano. E questo Omega Lotus, pensate, faceva ben 282 km all'ora. Siamo con Marco Garassi, presidente Club Milanese Automotoveicoli d'epoca, uno dei club più prestigiosi italiani. Qui presente a Novegro, ad Auto Collection, e ci sarà una conferenza stampa sulla Fiat 8V. Certo, fa parte delle nostre attività, è un'attività culturale, noi seguiamo ovviamente l'evoluzione e la storia di tutti i veicoli italiani ed esteri. La Fiat 8V è in effetti una delle più importanti vetture presentate. Il Club Milanese Autoveicoli d'Epoca è qui presente con una serie di tre vetture molto importanti, la Fiat 8V, a cui seguirà poi questa conferenza speciale dedicata a tutti gli appassionati dei veicoli storici, i nostri soci. Non avete dormito stanotte, avete messo la casa sotto sopra, continuate a cercare e non trovate più la chiave, non è più un problema. Siamo in grado di duplicare e riparare qualsiasi chiave auto, moto, codificata e non. Riusciamo a farle in 5 minuti, ma il nostro asso della manica è essere in grado di duplicare chiavi codificate anche senza essere in possesso della chiave rossa master. Tutto questo comporta un grande risparmio agli utenti e non devono spendere dai 1.000 ai 1.500 euro per sostituire la centralina. Vabbè Silvia, ma non è possibile, vabbè che io sono tutti maschi abbastanza un po' così, però e donne poche, belle così poi, ma che devi sempre cuccare addirittura i fiori, vabbè.